Se sbaglio, venite a dirmelo. Ma non essere sputato in faccia a 60 anni. Ma voi siete genitori, io sono anche un nonno. Io non merito questo, ma non sono qua per discolparmi. Ho tante colpe, soprattutto sul piano tecnico. Quando abbiamo costruito questa squadra, e ci tengo perché è la verità, noi avevamo una figura del posto dove viveva con me, che è il dottor Poglio, che ringrazio perché poi ha portato dei benefici. Il dottor Poglio sa che io i soldi non me li sono mangiati. Noi siamo su 17 squadre la 15ª a livello di budget. L'avrei rinforzata a gennaio. Perché qualcuno ha scritto che non era vero, che sono un villantatore? Se voi volete, possiamo chiamare tutte queste persone. Vi porto di là in ufficio, vi faccio vedere le email. Maio, 1. Banegas, 2. Di Cerchio, 3. Maletic, 4. Krizetic, 5. E altri centrocampisti. Perché secondo me la squadra era assemblata, ci volevano due centrocampisti, e adesso vi dirò una cosa forte. Se voi, sul piano tecnico, ho sbagliato. Cosa ho sbagliato? Ardemagni, voi pensate. Però io vi dico, lo rifarei. Lo rifarei. Vi chiedo scusa, ma lo rifarei. Perché fra tutte le punte che abbiamo avuto, è il più grande professionista. Ho sbagliato a portare l'altra punta. E voi gli date retta a questa persona. È vero, noi siamo in difficoltà, ci sono delle mensilità, ma le cose non devono uscire fuori. Vi spiego anche il perché. Lavanderia da fare, debiti arretrati. Campo Sant'Anna, alloggi, ristoranti. Ragazzi, non è facile. Serra non è Paperon dei Paperoni. Serra ha messo un budget. All'inizio stagione mi ha messo un budget. Credetemi, non è presunzione. Avrei potuto sbagliare. Ma io ci credevo fortemente. Ci sono carte che parlano. Perché Sartiano è un delinquente, è un mafioso. Però andate a vedere, perché io non ho precedenti penali. Io ho bisticciato con la Juve perché sono una persona onesta. Non ho mai preso un centesimo. Dopo la terza partita, signori miei, il presidente dovrà essere sincero, io volevo il mio allenatore, che non ho mai avuto qua. Ringrazio Pasquale Luisi, mi inchino. Per me era Rosario Pergolizzi, penso che qualcuno mi chiamava. Ma non perché ha vinto, come avrei voluto avere due giocatori che purtroppo non ho potuto prendere. Allora lì avrei creato un'amalgama dove la mela marcia veniva esclusa. Ho fatto presente al dottor Serra che darò le dimissioni, così secondo me qui devono venire persone del posto. Ho quest'idea, perché, e mi auguro, credetemi, che riusciate a vedere questa situazione nei professionisti. Ve lo auguro di cuore, ma non sarà facile. L'ultima cosa che ho cercato di fare è avere i campi. Senza quello non si può fare niente.